mostra mineralogica. I minerali sono importanti, abbiamo detto, sono i mattoni della terra, ma soprattutto perché diventerà un museo di scienze della terra. L'hanno detto tutti che qui la regione e il comune troveranno modo di fare un museo di scienze della terra, perché è importante, perché non soltanto il museo della memoria, no? La memoria del pianeta, non soltanto i minerali sono bellissimi, proprio belli da vedere, ma c'è anche un futuro in questi studi, cioè quello dei nuovi minerali che ci servono per andare avanti, tutte le apparecchiature elettroniche, telecamere, eccetera. Ci sarà la massima incondizionata disponibilità e apertura nei confronti del territorio e dei territori, perché insieme vince la squadra. E siccome il bisogno della gente non ha colore politico, noi ci dobbiamo mettere a disposizione dei cittadini e di questa meravigliosa terra. L'obiettivo è mettere in sinergia il grande patrimonio conservato in tanti decenni da Vladimiro Mauro, il comune di Bagheria, che darà a disposizione un bene di proprietà comunale che ad oggi è abbandonato, e coinvolgere poi tutti gli operatori del settore ma anche le istituzioni pubbliche affinché si possa realizzare il sito che noi abbiamo individuato e l'immobile che è il comune di Bagheria a Monteconzona, per realizzare un museo della scienza della terra.